A noi farebbe piacere da napoletani e da ex calciatori del Napoli far parte di un progetto importante, però non spetta a noi, questo spetta sempre alla società. Però al di là del Napoli, si investe in Italia, si investe sempre meno nei giovani, dove ci sono dei giovani forti, soprattutto nella nostra zona, dove sistematicamente trovano spazio e fortune al nord, e questo purtroppo non è una cosa bella per la nostra città e il nostro paese. E qual è la dinamica che sottende al fatto di non investire in una primavera? Questo bisognerebbe domandarlo a chi è, ai detti ai lavori oppure ai presidenti delle società. Purtroppo si va sempre spesso all'estero a trovare i giocatori quando in Italia ci sono i più forti. Brevemente una fotografia di questo Napoli, il Napoli dopo l'Inter, dopo la partita a Lisbona, e il Napoli anche dopo il Sassuolo, quindi il Napoli che è ritornato, come aveva detto Hamsik, a dimostrare la sua forza. Il Napoli è ritornato ad essere umile, quello che gli è mancato prima di queste tre partite. Napoli troppo leggerino, quando ha capito che per vincere c'è bisogno di correre e di metterci tanta umiltà dentro, come l'ha fatta l'anno scorso che gli ha portato dei grandissimi risultati, è ritornato ad essere il Napoli di una volta. Anche senza questo famoso centravanti, Milik tornerà a gennaio? Io credo che è di vitale importanza un centravanti per il Napoli, perché oggi il Napoli gioca in un modo diverso rispetto all'anno scorso, è costretto a far giocare gli esterni vicino alla prima punta proprio per sopperire alla mancanza di Milik. Però io credo che c'è una possibilità importante a gennaio di portare una punta di ruolo, e secondo me ritorneremo a vedere quel Napoli che ci ha fatto sognare.